Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Ruwalker di fiducia. Eccoci un po' un recappino, se vogliamo, di ciò che sta succedendo all'interno dell'acquisizione di Activision Blizzard King, quindi video dedicato proprio al discorso dell'acquisizione con la disamina di alcune informazioni che sono state un po' travisate, un po' decontestualizzate, insomma tutta la solita roba da giornalai. Comunque, prima di buttarci nel cuore del video, come sempre, iscrizione, like, canale, campanellina, baci, abbracci, floreali, il saluto alla zia Peppina, ovviamente, e non indugiamo oltre. Let's go! Partiamo dividendo il video in tre blocchi, se vogliamo, ovvero i tre casi sul quale si sta un po' rumoreggiando e vociferando un po', quindi l'Unione Europea, la CMA e l'FTC americano. Partendo dall'Unione Europea, cominciamo dicendo che oggi, cioè nella data in cui state guardando questo video, ovvero il 21 febbraio, si terrà l'udienza da parte dell'Unione Europea, dove saranno presenti moltissime personalità dell'industria videoludica, dell'industria in generale per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, con anche il regolatore vero e proprio, quindi la vera e propria Commissione Europea sarà presente. Ci sarà un ascolto, insomma, di tutte le motivazioni che sono state poste dai vari esponenti dell'industria in merito all'acquisizione di Activision Blizzard King, che avevano già dato in forma testuale, quindi insomma ci sarà anche una discussione, se vogliamo, di alcuni dei punti di vista, dove sarà possibile per alcuni rafforzare la loro posizione, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Si tratta di un'udienza a porte chiuse, quindi non so se effettivamente sarà possibile in tempo breve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che verrà detto all'interno di questa udienza. Comunque, per quanto riguarda questo caso specifico dell'Unione Europea, sicuramente avremo informazioni aggiuntive più in là, non da subito. Sarà presente anche Sony, questo è stato già dichiarato da MLEX, che ha fatto tutto un report anche abbastanza dettagliato, e quindi ci aspettiamo che i vari attori che hanno espresso le loro perplessità nei confronti del deal, Sony in primis, ma sicuramente anche altri, si esporranno da un punto di vista più pubblico, ecco, se vogliamo. Per quanto riguarda il mercato britannico, dobbiamo entrare nel dettaglio di diversi particolari. Il 22 di febbraio sarà l'ultimo giorno possibile per Microsoft per rispondere alle possibili soluzioni e provisional finding che aveva trovato la CMA in prima battuta. Sappiamo che la CMA abbia suggerito a Microsoft di disinvestire Call of Duty, disinvestire Activision, disinvestire Blizzard o direttamente anche Activision Blizzard. Sono tutte delle opzioni che aveva avanzato il regolatore britannico e che secondo me sarà molto difficile che Microsoft terrà in considerazione, perché insomma non hanno investito 70 miliardi per portarsi a casa solo King, anche se comunque è una macchina stampa soldi King. Comunque, vabbè, a prescindere di tutto questo discorso, ci sono poi una serie di informazioni che abbiamo appreso successivamente che riguardano i competitor del mercato videoludico che la CMA aveva intervistato e dalle quali, insomma, dall'intervento proprio di questi aveva evinto le sue strategie. Insomma, la CMA si è basata sugli esponenti dell'industria che aveva intervistato per dare le possibili poi soluzioni all'acquisizione di Activision Blizzard King direttamente a Microsoft. La cosa è abbastanza complessa e articolata, comunque ve la riassumo in questo schemino qua a video, così almeno è ben chiaro e non mi ingarbuglio magari dicendo delle vaccate. Dei sei intervistati dalla CMA, tra i quali ovviamente ci sono i competitor di Microsoft per quanto riguarda il mercato console, il mercato PC, il cloud gaming e i servizi di abbonamento, in due hanno identificato l'esclusività dei titoli come un fenomeno di grande attrattiva. Uno solo ha identificato come Call of Duty sia unico e di come possa condizionare l'acquisto di una o l'altra console. E io qui ho un'idea di chi sia, ce l'avrei. Uno ha identificato la problematica della strategia dell'esclusività di Xbox, riferendosi al deal di Bethesda come una cosa pericolosa. Uno solo ha identificato Microsoft come già dominante nel settore dei servizi in abbonamento multigaming, quindi nel Game Pass, e di come il deal vada a potenziare questa loro posizione. La maggior parte degli intervistati indica il cloud gaming come mercato nascente e di come il suo futuro possa essere roseo, ma vincolato alla risoluzione di problemi infrastrutturali e tecnici, quindi parliamo di latenza
potenza, disponibilità di banda larga, insomma tutta quella roba lì. Tutti tranne uno hanno confermato che i AAA siano fondamentali per attirare l'utenza verso il mondo del cloud gaming. Due degli intervistati hanno dichiarato di come sia preoccupante l'aggiunta dei prodotti Activision in un ecosistema come quello di Microsoft, dove cloud gaming, PC, console e abbonamenti offrono già un servizio ricco e solido. La metà degli intervistati hanno espresso perplessità sul deal, in quanto andrebbe a minare la competitività del mercato videoludico, e uno solo invece ha detto che è troppo presto per sapere se questa acquisizione avrà degli impatti a lungo termine. Lo specchietto inerente alla CMA è abbastanza complesso e intricato, a dire la verità. Ci sono tantissimi aspetti anche disgiunti dal discorso di Call of Duty in sé e dall'esclusività di Call of Duty, che sembrava essere davvero l'unico ago della bilancia, ma ci sono tante altre sfaccettature inerenti il PC gaming piuttosto che il mercato mobile, così come il mercato del cloud gaming, un mercato nascente che ora vede davvero pochissimi esponenti. Oltre a Xbox Cloud Gaming sappiamo ci sia solo Nvidia, mentre per quanto riguarda Google, dopo la morte di Stadia, restano a disposizione i server dedicati al cloud gaming, che pur non avendo titoli di proprietà o periferiche di proprietà come Stadia, possono essere chiaramente noleggiati a delle terze parti per ospitare i propri giochi in cloud. Effettivamente qui è un vero e proprio casino, e credo che Microsoft sia ben consapevole del fatto che la CMA sia l'unica vera spina nel fianco. Già l'Unione Europea e l'FTC possono essere combattute, fra virgolette, anche in sede legale, quindi nel caso in cui l'esito dell'ente statunitense o dell'ente europeo fosse negativo, cioè il deal non si può fare, non rilasciano il loro benestare, Microsoft potrebbe sempre andare in un tribunale. Mentre per quanto riguarda la CMA questa possibilità non c'è, quindi nel caso in cui la CMA esprimesse il suo secco no, ci sarebbe tutto un altro tipo di scenario. Microsoft questo lo sa bene e quindi massima attenzione per quanto riguarda la CMA. Concludiamo invece con quello che riguarda l'FTC americano. Sappiamo che negli Stati Uniti l'FTC ha fatto causa a Microsoft e Microsoft di contro ha deciso di citare in giudizio diverse aziende, tra le quali Sony stessa. Sony aveva espresso fortissime perplessità all'ente americano, tanto che appunto l'FTC nella sua disamina sul caso Activision Blizzard King aveva nominato PlayStation una roba tipo 50 volte, 60 volte, una roba allucinante, e quindi sintomo che Sony abbia instillato il tarlo del dubbio all'interno dell'FTC. Non voglio entrare in discorsi politici, cospirazionisti e roba del genere, perché davvero non me ne frega una mazza. Ora Microsoft, con questa citazione in giudizio nei confronti di Sony, che è ancora in essere, quindi Sony ha cercato di annullare questa citazione in giudizio. A quanto pare l'annullamento non c'è ancora stato, quindi Sony dovrà dare conto al tribunale interno dell'FTC di tutte le dichiarazioni con dei dati che portano appunto la compagnia nipponica a preoccuparsi così tanto di Call of Duty, facendola proprio in soldoni, tagliando proprio il pezzo con la motosega. A quanto pare Microsoft vuole le prove documentate che tutte le dichiarazioni di Sony sulla perplessità di Sony in merito a questa acquisizione vengano dimostrate con dei fatti e che non siano quindi solo un tentativo di tutelare il proprio mercato, il mercato di Sony, che in questo momento, grazie a Call of Duty, ha una posizione di privilegio, ecco, diciamo così. Se non riuscisse ad avere l'annullamento della citazione in giudizio, Sony sarebbe sostanzialmente costretta ad aprire il vaso di Pandora, quindi svelare i suoi segreti interni all'azienda, tutti i suoi accordi, eccetera, eccetera, per cercare di dare prova di ciò che dice direttamente all'FTC. Microsoft la aspetta al varco sostanzialmente, quindi se non riuscirà ad annullare questa citazione in giudizio, per Sony non sarà proprio una grande festa, credo. Vorrei, prima di chiudere il video, sbugiardare una roba o quantomeno farci sopra una riflessione. Siamo arrivati a dei livelli di indagine, proprio di sembriamo tanti piccoli investigatori privati per quanto riguarda anche tutta una serie di informazioni di contorno che si mischiano con supposizioni e tesi anche abbastanza romanzate, se vogliamo, come il discorso del volo aereo che, stando
pensando a quanto riportano alcuni, Sony avrebbe fatto per recarsi direttamente in quel di Seattle, quindi andare direttamente in casa di Microsoft, e questa cosa sembrava essere così un prospetto di apertura nei confronti di Microsoft per cercare di trovare un accordo. Questa cosa non è basata sul niente se non sul viaggio aereo che l'aereo privato di Sony ha fatto da Londra a Seattle, ma Seattle non c'è solo Microsoft, c'è anche Bungie per esempio, quindi potrebbe essere la qualunque. Dal mio personalissimo punto di vista lo ritengo abbastanza inutile, visto che Sony aveva già ricevuto un'offerta di 5 anni per quanto riguarda Call of Duty, non si era accontentata di questi 5 anni e Microsoft gliene propose 10, così come li ha proposti a Nintendo e a Valve. Anche in questo caso Sony ha rifiutato completamente questa offerta, pertanto non vedo perché farlo ora, per evitare il tribunale. Ormai credo che si debba ballare, no? Si è arrivati a questo punto, quindi da qualche parte dovranno uscirne. Questa è solo una mia supposizione, non c'è nulla di attuale, oltre al volo in sé per sé che è fisicamente avvenuto, però da qui si possono dire le cose più disparate, le proprie opinioni personali. Ed è proprio per questo motivo che chiedo a voi qui sotto nei commenti, oltre a come andrà l'acquisizione, perché ormai siamo nel vivo, incominciamo a sentire il profumo della cucina, vi chiedo ovviamente se pensate che Sony sia disposta ora a trattare con Microsoft, o fosse solo, ecco, una visita di piacere, chi lo sa. Ditemelo comunque qui sotto nei commenti, il box è a vostra completa disposizione. Come sempre atteniamoci a un atteggiamento decoroso, grazie, non sfociamo in consolworismi beceri, ma cerchiamo di attenerci appunto alla fattualità delle cose. Ditemi il vostro parere, vi leggerò e vi risponderò più che volentieri. Questo riassume un po' tutto quello che sta succedendo in questo momento, con eventuali sviluppi li troverete magari nei video dedicati di domenica, eccetera eccetera, o qualche informazione a margine. Comunque seguitemi su tutti i miei social, trovate tutto qui sotto, specialmente anche nelle live, visto che a volte qualche domandina ci scappa, trovate il link di Twitch qui sempre in descrizione, e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers, e alla prossima.